tipo che c'era dietro ha detto, quando ti ha visto con la telecamera, ha detto ah, influencer, youtuber, subito. Davvero? Sì. Davvero? Sì. Andiamo a stringergli la mano. Siamo appena stati dentro il Motorama Club e abbiamo visto di quelle cose incredibili. Lui non ha voluto comprare delle Red Bull telecomandate, c'erano quella di Verstappen e di Ricciardo. Potevamo fare io, Ricciardo, lui Verstappen, che gli piace tanto, e fare le gare a Monza direttamente. Cane. E vedere quanto durava la batteria. Secondo me non arrivavamo a 5 km del no. circuito. Io, Ricciardone, sì. Non vedo una gomma. O l'hai rubata tu? Facciamo un contest. Se indovinate che gomma manca tra queste, lo scrivete nei commenti. Se è la gomma giusta, vi do un bacino. Invece abbiamo le Pirelli P0. Tu hai già capito, vero? Tu hai già capito che cosa è quello? Like l'anno scorso. Ecco. E lì in fondo abbiamo anche due simulatori. È un'esperienza reale attraverso VR e con addirittura la postazione mobile, dunque un meccanico, impianto meccanico sotto e al sedile, e tu non devi fare altro che stare wow. E sedire il pare del passeggero e goderti l'esperienza, un'esperienza che deve essere un pochino turbante. Il ragazzo ha detto, è certo, infatti. Mi raccomando, non maltrattate gli orologi, indossate sempre al polso. Come faccio io. Bravissimo. Si sta caricando, attenzione. Bravissimo! Vabbè, ciao! Vabbè! Boom, baby! Allora, 7 secondi e mezzo saresti in sesta posizione. Quindi, e io con 13 sì. secondi sarei in decima. Alessandro, in questo momento metterò una musica triste. Siamo in movimento verso la tribuna 8, che non è altro che la prima variante, ma la tribuna esterna. Il campionato Blancpain GT prende nome da una nota casa produttrice di orologi svizzera, e dal 2016 le due gare, una Endurance e l'altra Sprint, sono state unite in un unico campionato chiamati Blancpain GT Series Sprint Cup e Blancpain GT Series Endurance Cup. La prima ha una durata di 60 minuti, la seconda invece può durare dalle 3 ore in poi. È un campionato mostruoso perché abbiamo tanti marchi famosissimi e pochi meccanici che lavorano su di esse. Avendo però così tante auto diverse, a Monza erano in 54 a prendere il via, c'è bisogno del BOP, ovvero il Balance of Performance, che va a bilanciare le prestazioni di tutte le vetture, ma non le renderà mai uguali. Questo perché, data le conformazioni di alcune vetture, si troveranno più a loro agio in alcune piste rispetto che ad altre, e questo, diciamo, che va a compensare il Balance of Performance, che a volte può essere sbilanciato. Tuttavia rimane un campionato veramente difficile da seguire, causa tanti piloti che ne prendono parte, e la suddivisione in categorie dei piloti stessi, Silver, Pro AM, AM, insomma, è un mondo a sé che però chi ama le ruote coperte deve assolutamente seguire.
piace mettere il faccione quando le cose si fanno difficili. Siamo qui nel salone dedicato a Marcello con tutti i sostenitori che sono venuti qui. Abbiamo la mamma. Mangiato, mangiato. Vero Danilo? No. T'ho visto. Mangiato, mangiato. E adesso, piccolo tour all'interno del box HASP. Ma è sempre un'emozione particolare. Cos'è che ho appena toccato? Scrivetemelo nei commenti. Come se non si sapesse. È chiaramente un serbatoio. Questo è porno, quindi credo che il video sarà sopra i 18 anni e passa anche. Abbiamo Marcello che era sempre compagno con Yuncadella, ma correva in un team in una macchina diversa, adesso corrono insieme, e in più abbiamo Vautier che è un pilota molto valido che ha preso il posto di Michael Medus, che corre con Vitaly Petrov e Bulatov. E il vero Vitaly Petrov, non sto scherzando, russi, che sono sponsorizzati dalla SMP Racing, che è lo stesso sponsor di Sergei Sirotkin. L'ufficio di lavoro di Marcello è qualcosa di incredibile. Quante persone vorrebbero sedersi qui e guidare? Ditemelo nei commenti, perché davvero ci tengo, ma so già la risposta di quante persone. Veramente molto bene, settimo e partiva undicesimo, ha fatto due tre attacchi in curva 1 ben riusciti, ha frenato praticamente a Ticino, penso. Comunque adesso stiamo per andare a prendere anche il sesto, quindi bravo 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 Golello. Ci troviamo al momento nell'hospitality perché non ci sono parecchi megaschermi, due megaschermi in tutto il circuito per la Black Pain, e non mi va molto perché non si capisce già molto del Black Pain guardando la TV, anche perché dal grande schermo non si capisce molto, non si legge nemmeno molto bene la classifica, mentre qua una Ferrari ha preso, ha distrutto una BMW che si è fermata alla parabolica. Sì, ma non aveva nemmeno colpe stavolta, immagino, poverino. Ti volevo far fare John Bon Jovi, cazzo, visto aggressivo. Non ero pronto.
Non me ne aspettavo. Non pensano bene, cazzo, ha fatto John Bon Jovi. È successo. Enrico Lorenzo si è spostato. Io dicevo che a me piace troppo tanto lavorare. A voi piace lavorare? Lavorare no, perché noi a cazzolate sopra lavoriamo tutti. Non esiste la disoccupazione. Mica come giù al sud, a Milano, che non c'hanno voglia di far niente. È un grande amico, l'avete visto per Zenith, Central Station, tante trasmissioni, ed è il grande Ricky Bocco. Grazie. Buonasera, grazie a tutti e cinque per aver risposto. È bello vedere che c'è tanta gente che voglia di uscire la sera, vero o no? E strano e particolare sono, siamo anzi... Ma tu sei un uomo nero, io sono un uomo nero, anzi non sono Bon Jovi, scusa. Sei molto nero perché c'è lo sfondo bianco, spettacolare. Siamo dentro il paddock di Monza con una Lexus LFA ben... parcheggiata, ma da sola, e stiamo per andare via ed è notte, diciamo sono le 11 e non avevo mai visto Monza. 11 e mezza, vabbè, figa, ma esagero, cazzo, così c'è il coprifuoco che se ne va a puttane su YouTube. Comunque non si dice queste cose. È bellissimo, ma ciò che è stato bello è quello che È successo, cioè voi avete visto, perché l'editing è una cosa magica e abbiamo assistito anche a uno spettacolo di magia misto a cazzimma, insomma, però bellissimo, e penso che renda molto il fatto che sto camminando di sera e c'è ancora la TV11, no, beh, spettacolare. Non c'è niente di meglio. Sono molto contento di ciò che è successo. Quindi allora io adesso resto qua fino a quando non se ne va via anche il proprietario. Okay, ciao Amos. Ciao. E niente, è stato bello, sì, ma ancora più bello stare con lei. Ciao piccoline. Mi ha frenzonato anche la Aston Martin DB11. Infatti me ne sto andando via. Però per fortuna ho la ruota di scorta. Come? Non potevi non aspettarmi, vero? Ti sono mancato un pochino, piccolina. Piccolina, ti sono mancato, eh? A dire il vero mi mancherà un pochino tutto di quell'ambiente, dove già sono stato in passato, ma si sa, non ti basta mai. Quando un posto ti piace vorresti stare lì per sempre. Volevo ringraziare tantissimo la famiglia di Lello perché... ciò che hanno fatto è stato mostruoso, incredibile, ed erano tantissime le persone che erano sedute ai tavoli dell'hospitality, segno che il loro cuore è davvero grande. Ho visto camminare nella grid walk fiumi di magliette gialle e tra quelle c'ero anche io. Mentre parlo state vedendo delle foto scattate dal buon Nicolas Magoni, che ho scoperto essere un mio fan oltre che fotografo, e quindi mi sono messo in contatto con lui per avere queste meraviglie, perché quando le ho viste su Facebook ho detto le voglio nel mio video subito. Comunque trovate il link della sua pagina Facebook in descrizione. È un'esperienza che non credo dimenticherò, ma anzi associerò questa a tutte le altre passate e a quelle che verranno, senza considerare il fatto che ho volutamente dimenticato un pezzo di video che vedrete successivamente. Chi ha Instagram e mi segue sa di cosa sto parlando, guardando l'ultima foto. E visto che ci sono, vi sprono a seguirmi su Instagram, trovate tutto in descrizione. E se volete iscrivervi al canale, beh, siete ben accetti, mi farebbe davvero un sacco piacere. Vi do un bacione, un abbraccio e scrivetemi nei commenti ciò che vi ho chiesto nel video. E anche se vi è piaciuto, perché per me è la prima vera volta che mi cimento a fare un video con così tanto montaggio alle spalle. È chiaro che mi mancano alcuni materiali come una videocamera buona e uno stick, però ci sto lavorando e credo, spero di potercela fare in futuro. Vi voglio bene, ciao ciao.